La giornata della memoria 2019, Cagliari ricorda i terribili momenti della Seconda Guerra Mondiale in un incontro con i giovani studenti dell'Istituto Marconi Buccari di Cagliari, un incontro con una persona che ha vissuto quei terribili momenti, un testimone lucido e attento, il signor Claudio Perra, classe 1923, ex carabiniere ed ex partigiano. Signor Perra, a distanza di tanti anni, quanto è difficile ricordare quel dramma? Volevo dimenticare tutto questo. Per tanti anni non ho raccontato niente a nessuno, neanche in famiglia. Anzi, le dirò una cosa, che per un po' di tempo dopo che ero a casa, dormivo a letto con la pistola sotto il cuscino, per tutto quello che ho passato e come dovevo essere allerta per cercare di salvare la pelle. Signor Perra, lei ha fatto un riferimento nella raccomandazione fatta ai giovanissimi: non lasciatevi incantare da chi vi fa false promesse. Quanta analogia ci può essere tra ciò che cantava Mussolini dai balconi di Palazzo Venezia e ciò che oggi i partiti populisti promettono ai giovani italiani? Io un pericolo ce lo vedo, il pericolo, perché i giovani sono facile esca per questi populisti, come siamo stati quando ero giovane io col fascismo. Mussolini, che prometteva, oltre a tutte le vittorie, tutto il mondo, l'impero e tutte queste cose, e poi è andato a finirsi con una bolla di sapone. E questo è pericoloso. E io raccomando ai giovani di non lasciarsi imbrogliare, perché sono imbrogli sotto un'altra forma, con le promesse che fanno e diventano tutti eroi, ma tutto questo bisogna che stiano molto attenti, perché loro devono capire bene la situazione che viviamo e soprattutto il passato, perché loro sono la difesa, devono pensare alla difesa della libertà e della pace. Grazie signor Perra, grazie per la sua disponibilità.